Una partita difficile, Alex, contro una squadra molto veloce, però il Bolzano è riuscito a spuntarla. Sì, alla fine siamo riusciti a vincerla anche sui rigori, ci fa anche bene vincere i rigori, visto che ultimamente lì, anche l'anno scorso, abbiamo un po' sbagliato troppi, no? Importantissimi due punti anche questa sera contro una squadra molto veloce, molto tecnica, però abbiamo visto che possiamo giocarcela con tutti, però bisogna lavorare e dare il 110% ogni sera. Che è quello che sta facendo il Bolzano, che è in netta crescita ormai nell'ultimo periodo? Sì, penso che siamo in netta crescita, però come detto bisogna sempre stare là, concentrati, non mollare mai, e questo al momento è la nostra ricetta e speriamo di andare avanti così, perché ci servono tutti i punti possibili. Domani è una partita difficile contro una delle vostre bestie nere di questo campionato, qual è la ricetta per vincere? Ma in casa penso che facciamo molta pressione e dobbiamo farla anche domani, soprattutto ai loro difensori, per creare delle azioni in zona offensiva e stare bene dietro, aiutare il più possibile Iaro, che sta facendo tanti miracoli al momento. Ci serve una difesa solida e un attacco determinante. Quanto è importante vincere una partita ai rigori anche per il morale? Alla fin fine è sempre bello vincere, primo round, secondo, terzo round, di sicuro più che vai avanti, più teso che sono tutti, era una vittoria importante per noi, molto importante. La squadra sta giocando molto bene, la squadra crede in se stesso. La squadra è come una pallina di neve che un mese fa lo hanno buttato giù da qui i Alpi e comincia a fare tipo snowball, capito? E si cresce con ogni partita, la squadra cresce con ogni partita. Domani è una partita importante contro il Chapa Fervar, squadra un po' bestia nera del Bolzano e soprattutto concorrente diretta per il sesto posto, che adesso è ancora più vicino. Sì, ma non è che, non so se è una bestia nera, noi abbiamo perso 3 volte, ma la partita qua in casa all'inizio dell'anno ha stragiocato quella partita molto meglio di loro e abbiamo lasciato, come si dice, l'avevamo in mano e abbiamo lasciato andare. E le due partite lì, guarda, meritavamo punti su tutte e due le partite lì. Di sicuro ogni partita lì ci poteva essere stato o un pareggio o qualche vittoria lì, perché la squadra lì anche ha giocato molto bene, solo che nell'ultima partita lì abbiamo fatto dei errori che meno male non si fa più. Allora io sono convinto nella squadra che domani fanno un'ottima prestazione, perché sanno quanto vicino è il sesto posto.